Buongiorno a tutti, questa meraviglia che vedete alle mie spalle è una delle mete turistiche più conosciute del Trentino Alto Adige, il lago di Brais, con alle spalle lo splendido massiccio della Croda del Becco. Un posto veramente splendido e molto frequentato, come vedete. Adesso noi faremo un giro tutto intorno al lago. Andiamo! Vedete, in queste splendide acque la gente si fa anche il bagno. Non so quanto sia fredda l'acqua, sinceramente non mi sento di provarla. E facciamo questa passeggiata tutto intorno al lago. Sappiate che se dovete andare in bagno o andate per fratte o pagate in euro. La passeggiata intorno al lago dura più o meno un'oretta e mezza, poi a seconda del vostro passo. È abbastanza coperta dagli alberi, ogni tanto ci sono questi scorci splendidi. Mia che puzza, no scusate, ci stanno un po' di escrementi di vacca o di qualche altro tipo d'animale. Più o meno a metà percorso si arriva in questo slargo, sempre con una spiaggetta, con un po' di tavoli da picnic, tutti occupati e un WC che non so se sia a pagamento. Andiamo avanti. Dall'altro lato, che è un po' più a scrocca sole, fortunatamente c'è una nuvoletta. Thank you.
Giulio mi aveva appena incoraggiato dicendomi che d'ora in poi era tutta discesa. Dica, altri 3 metri. Dopo. Caseggiato che è l'albergo, c'è l'ingresso al lago e il parcheggio più vicino è questo, che è il P4 e costa per le prime 3 ore 10 euro e poi 80 centesimi ogni mezz'ora. Poco più giù c'è il P3 che è un po' più economico, è sulle 8 euro, mentre più lontani ci sono gli altri parcheggi un po' più economici, però ecco il più vicino ovviamente è il più costoso. E considerate che dal 10 luglio al 10 settembre, se non avete la prenotazione per il parcheggio, non vi fanno proprio passare. Quindi nel caso prenotate il parcheggio online e altrimenti niente, parcheggiate più lontano e prendete la navetta. Ok ragazzi, alla prossima!